focus risparmio, tendenze, lo metterei sotto la classificazione tendenze, questa tendenza del non si vive una volta sola, sì, che allora sta influenzando il mondo del lavoro in maniera importante. Sì, allora, la cosa più bella è che la YOLO Economy dice: se negli anni 10 il diktat è stato quello della sharing economy con il boom della gig economy, cioè sembra che stiamo parlando proprio di arabo, il Covid ha fatto emergere una nuova tendenza, cioè il fatto che si vive una volta sola, you only live once. Direi, io l'ho sempre pensato che si vive una volta sola, però qual è il fatto? Il fatto del Covid che ci ha preso e ci ha fermato, no? Comunque in un modo o in un altro ci si è fermati, ha fatto rivalutare, sta continuando, questo è lo strascico positivo, no? Della pandemia, se possiamo utilizzare questo termine, di positività e pandemia, sta facendo continuare che cosa? La consapevolezza da parte delle persone di non dare nulla per scontato, di viversi la quotidianità con gli spazi. La grande difficoltà che stiamo avendo, lo sai qual è, Stefano? Il fatto che ci piace utilizzare questi termini, YOLO economy, quindi da un lato si corre e dall'altro ci si ferma, e si parla di godersi i momenti, eccetera, eccetera. Poi la maggiore difficoltà che hanno le aziende all'interno è quella di gestire i tempi, perché quando sei davanti ad un computer è difficile che stacchi. Quando sei in ufficio, magari a fianco a Stefano Saladino, dici: Stefano, andiamo al bar, ci andiamo a prendere un caffè, un cappuccino, una cosa buona. Questa è la grande difficoltà, però YOLO forever, dai!